Quindi abbiamo visto tre metodi per calcolare dove inizia il canale, calcolare il metodo in cui si tagliano i lati più esterni fino a un criterio visuale, poi decidiamo va bene così, un altro sull'area contribuente, un terzo che conchiusa sia le pendenze che le aree contribuenti. Voi sarete chiamati ad usarli tutti e tre e vedere che cosa cambia. Naturalmente bisognerebbe poi andare in campo e verificare esattamente cosa succede. Per quel che riguarda le previsioni idrologiche sulla piccola scala del versante, tutto questo naturalmente è importante, perde importanza man mano che il bacino diventa più grande. E la parte precedente di lezione che vi ho in cui vi ho prevalentemente parlato di un aspetto che se volete è stato molto rilevante nella ricerca degli anni 90, prima del 2000 e poi anche nei primi anni 2000, e cioè quella di cercare di capire se dalla morfologia si capiscono i processi. Se io sono un medico, guardo lei e guardandolo capisco che malattie lei potrebbe avere, detta così suona male, no? Oppure che lei è in salute opportunamente. In questo guardare la morfologia per cercare di capire i processi è lo stesso tipo di interpretazione ed effettivamente molto è scritto nella morfologia. Sin dall'antichità, in questo caso 1950, ma per voi è antichità, i geomorfologi, in particolare i geomorfologi studiali, si erano accorti di una cosa importante, e cioè che alcune grandezze caratteristiche idrologiche, idrauliche, se vogliamo, all'interno dei bacini erano correlate ad altre a grandezze morfologiche. In particolare la portata fluviale di picco e la portata media sembrano essere collegati all'area contribuente del bacino che sta a monte. Quando queste leggi furono formulate, quasi 70 anni fa, naturalmente il modo di analizzare queste leggi era guardare delle mappe che erano costruite attraverso indagini di campo. Mentre noi guardiamo la Terra dal cielo e anche i dati digitali sono questa cosa, e quindi vediamo anche tutta la Terra con estrema precisione, a un metro, vi ho detto non più tardi di un quarto d'ora fa, e allora bisognava prendere tutte queste carte, guardarle, interpretarle, e soprattutto poi queste carte erano prodotte da indagini in campo. Voi sarete chiamati ad andare un po' in campo sui vostri bacini che sceglierete di analizzare, per vedere, per fotografare un po' di cose, ma anche solo per rendervi conto di quale sia la differenza tra guardare una cosa al computer e camminarci sopra, dove magari la tendenza è anche rilevante. La velocità dell'onda di piena, un tema di cui parlavamo la settimana scorsa, ammesso e concesso che sia definibile esattamente, ma diciamo una sorta di velocità media dell'onda di piena o del picco di piena, anche questa fu trovata a essere proporzionale all'area contribuente per un certo esponente n. La cosa più straordinaria è che anche la larghezza dell'alveo di un fiume in condizioni disturbate è proporzionale all'area contribuente. Se vogliamo, questa B, che è la costante di proporzionalità, tra tutte è la più sorprendente dal punto di vista della perché è quasi sempre attorno a 0,5 e infine anche la profondità dell'alveo è legata all'area contribuente, poiché peraltro la portata è uguale alla velocità per la larghezza, per la profondità, ammettendo che l'albero sia di sezione rettangolare e così via, ne segue che i coefficienti m, b, f e c sono loro correlati da questa relazione.
Questa è una cosa ricostruita, come vedete, ma il fatto che ci sia una correlazione tra la portata massima e la portata dell'area contribuente, qui è stato fatto su un ramo della Visio, per tutti i sottobacini possibili e immaginabili di questo ramo, è estremamente rigorosa. In questo grafico, che è un grafico log-log, cioè in cui ci sono il logaritmo delle portate e il logaritmo delle aree contribuenti, vedete che l'interpolazione è piuttosto stretta. Comunque questo si sapeva ancora prima, questa è una tabella che non è attribuibile naturalmente a Leopold e Murdoch, che sono del 1953, e qui vedete ci sono degli altri dati successivi, ma vedete riporta gli esponenti BM ed F, e sorprendentemente questi esponenti per B sono quasi sempre 0,5, e poi vi assicuro che questa misura è stata riprodotta in tantissimi altri casi ed è quasi sempre attorno a 0,5, mentre gli altri due esponenti variano. M in particolare, che ha a che fare con la velocità, è sempre positivo e attorno a 0,1. Cosa significa se M è positivo e attorno a 0,1? Ritorniamo alla domanda che vi feci la volta scorsa: l'acqua in media va più veloce in montagna o va più veloce in pianura? Questo M vi dice che l'acqua va più veloce quando l'area contribuente è grande, e quindi l'acqua va più veloce in pianura. E perché? Perché non è la sola pendenza che comanda la velocità dell'acqua, ma è anche la resistenza al fondo e la geometria, quindi degli alberi fluviali, da cui anche tutta sta, come dite, sta enfasi che prima ho dato al sapere dove iniziano i canali, perché dentro i canali valgono queste leggi morfologiche, all'interno dei canali. Qualcuno dice che la legge dello 0,5 li vale anche al di fuori dei canali, nei reels, nei piccoli rivoletti che si formano al di fuori dei canali, e quindi avrebbe una ragione dinamica, nella dinamica, nella stabilità della dinamica dei flussi. Però alcuni lavori fondamentali che furono fatti la prima metà degli anni 90 su questo tema in realtà erano sbagliati, per cui siamo ancora un po' in alto mare. Comunque, quell'interpretazione di queste cose è un argomento interessante. E dal punto di vista matematico, un reticolo idrografico, se identifichiamo i fiumi come delle linee, quindi non come delle, in realtà sono delle linee ciccione, perché hanno fat lines, sono larghi, la larghezza l'abbiamo vista prima. Però immaginiamo per un attimo che siano delle linee, quindi sono degli alberi orientati, e questo fa sì che abbiano una struttura topologica che è facilmente identificabile, una relazione tra i punti. Per esempio, questa è un bacino identificato con quella che si chiama numerazione di Orton-Straver, che va ricordata anche in campo idrologico, perché appunto nell'epoca in cui il terreno si controllava così con grande precisione come facciamo adesso, la necessità di avere degli elementi di sintesi come questi era importante, e ancora adesso rimane però nel discorso. I rami di ordine 1 sono quelli dove iniziano i canali, chiamiamole sorgenti. Se fossero degli alberi le chiamerebbero le foglie. Queste sorgenti hanno ordine di Strahler 1. Se due sorgenti si incontrano e formano un ramo di ordine 2, 1 più 1. E quindi sono i ramini in Bernino. Se due rami
di un certo ordine, per esempio gli ordine 2 si incrociano successivamente, formano un ramo di ordine 3. Viceversa, vediamo per esempio che dei rami di ordine 1 entrano nei rami di ordine 3 e non ne alterano la numerazione. Così ci sono anche dei rami di ordine 1 che entrano nei rami di ordine 2 e non ne alterano la numerazione. Cioè quando due rami si incrociano, il ramo che ne esce è il massimo di M ed N se M ed N sono diversi, ed è M più 1 se M ed N sono uguali, detti M ed N, le numerazioni di Strahler del sistema. Questa numerazione appunto si chiama numerazione di Strahler-Orton, voi potete anche essere in grado di calcolarla con uno dei tools che vi vengono presentati. E qui vedete per esempio un bacino di ordine 4, per cui sentirete ogni tanto qualcuno nella vostra attività professionale che vi dice: ah, questo bacino è di ordine 1. Cosa significa? Un bacino di testa in cui c'è un solo canale. Un bacino è di ordine 2, vuol dire che ci sono due canali che sono uniti a formare un altro pezzo di asta che poi prosegue, e così via. Potete contare il numero di questi rami, potete valutare la lunghezza media dei rami dello stesso ordine, potete valutare la pendenza media dei rami dello stesso ordine. Allora, se un ordine lo chiamiamo O, omega, possiamo dire quanti sono il numero di rami di ordine omega. I rami di numero di ordine più grande, nel caso precedente era l'ordine era 4, cioè l'unico ramo dell'ordine più grande, quindi l'unico ramo dell'ordine più grande. Nell'ordine più piccolo, n omega meno 1, ce ne sono ovviamente di più che di n omega per costruzione, e possiamo calcolare questo rapporto che si chiama rapporto di biforcazione o bifurcation ratio in inglese, e andare a vedere com'è i vari bacini naturali. Adesso, siccome appunto abbiamo dati digitali del terreno in tutto il mondo, questa legge la possiamo calcolare. Questo è un diagramma storico fatto da David Tarpotto, uno dei primi che ha calcolato in modo digitale queste cose. E come vedete R lì risulta uguale a circa 3,58. Si può discutere se interpolare con le curve in un grafico bilogaritmico una retta sia esattamente la procedura più corretta, e così possiamo magari rispondere anche di no, ma in ogni modo è difficile negare che quei quattro punti stiano quasi su una retta su un diagramma bilogaritmico. Quindi cosa significa? Significa che quella RB in realtà è approssimativamente costante al variare del numero omega. Quella RB è una costante del bacino, non è proprio così in realtà, però è una costante, e quel che succede è che per tutti i bacini del mondo è circa uguale a 4 o prossimo a 4. Con quei Jegras tools che al tempo la chiamavamo Orton Machine, la macchina di Orton, potete calcolare le direzioni di drenaggio, potete assegnare la numerazione della rete, potete estrarre gli elementi che appartengono ad uno solo che hanno lo stesso numero, potete contare gli elementi che hanno lo stesso valore, e poi potete costruire per esempio il rapporto di bifurcazione in un bacino a vedere come va. La stessa cosa si può fare con le aree contribuenti. Possiamo andare a calcolare qual è l'area contribuente complessiva a monte di ogni ramo, di ogni ordine. Siccome rami dello stesso ordine qui ce ne sono più di uno, l'area contribuente dei rami di ordine omega sarà la media dell'area contribuente sugli ordini omega, come vedete scritto sopra. E possiamo andare a calcolare un nuovo rapporto, che è il rapporto tra le aree contribuenti di ordine omega diviso l'area contribuente dei bacini di ordine omega meno 1. L'area dei bacini più grande è l'ordine, più grande è il bacino,
quindi A di omega è più grande di A di omega meno 1, e si può andare a calcolare quant'è questo RA. Questo, anche questo RA è una costante, più o meno una costante di bacini relativamente piccoli, e anche il suo valore si attesta ad essere attorno a 4, in particolare di solito è un po' più grande di 4. Stesso discorso, mutata mutanda, come si dice in latino, cambiato ciò che si deve cambiare, lo si può fare per le pendenze. Andiamo a calcolare la pendenza di un ramo di ordine omega. Ricordiamo la pendenza di tutti i rami di ordine omega, facciamo la media, ricordiamo la pendenza dei rami di ordine omega meno 1 e consideriamo questo rapporto RS. Anche qua il rapporto tra le pendenze risulta essere una costante ed è circa uguale, un po' inferiore a 2. Questo si chiama rapporto delle pendenze. Potrà essere un caso che tutti questi R, tutti questi fattori siano circa costanti nei bacini e abbiano un po' per tutti i bacini del mondo dei valori che rimangono in un ambito estremamente limitato? Ho messo anche su tutti i domande alla fine. Ma la gente pensa che non sia un caso. Diciamo che, negli anni 90 si è dato a dire che il fatto che questi rapporti di importazione, questa struttura topologica sia legata al fatto che il fiume deve drenare in maniera più o meno omogenea tutto un territorio. Quindi l'albero che è costituito dal fiume è all'incirca una curva che riempie una superficie, una cosa molto particolare che ha preso il nome di fratale dopo Mandelbrot, che ha coniato questo nome. Quindi i fiumi sono in qualche modo dei fratali. Se qualcuno di voi ha sentito parlare di fratali, quanti di voi hanno sentito parlare di fratali? Non lo dica così, non è una colpa, non è un sorriso, una cosa. Io ci ho dedicato un po' di anni della mia vita, se lei mi sorride quando... Allora, questi fattali appunto sono oggetti particolari matematici in genere. Nel caso però i fattali sono tali per cui, andando sempre più nel piccolo, la forma rimane invariata, cioè si dice sono autosimili, non si riesce a distinguere la forma a qualsiasi scala che si guardi. I fiumi sono un po' così, se vi ricordate alcune lezioni fa vi avevo mostrato una zoomata sul bacino del Rio delle Amazzoni, da pochi chilometri quadrati fino a 1 milione di chilometri quadrati del bacino, facendovi vedere che questa autosimilarità c'era, però qui naturalmente l'autosimilarità ha due limiti, uno superiore che è legata alla dimensione dei continenti e una inferiore che è legata proprio alla legge che abbiamo visto 15 minuti fa, cioè quella che fa iniziare i canali. Ad un certo momento la rete di canali finisce e ci sono i versanti, quindi è una frazionalità, diciamo, che si estende su molte scale spaziali, ma non all'infinito. Tutta la storia di questa cosa è in questo libro che è fatta da Vivian Bessin, di Ignazio Rodriguez Turbe e Andrea Di Lago, che sono, diciamo, i due miei maestri in questo frangente, in questa professione. All'interno dei tools, dei JGRASS tools, che voi sapete utilizzare, forse Maria Laura non li ha portati tutti in realtà nella OMS, però ci sono molti altri tools per calcolare tutta una serie di altre grandezze che hanno origine storica come queste. Si può calcolare anche la distanza di ogni punto dal punto più estremo sul crinale, di Biles si dice in inglese. Questo è una rovescio, diciamo. Di solito qualcuno penserebbe di calcolare la distanza
da monte verso valle, ma si può calcolare anche da valle verso monte. Andando da valle verso monte bisogna fare alcune scelte, in particolare, e questo che vedete rappresentato è la distanza che ogni punto ha dal monte. Noi l'abbiamo chiamato Huxley. Questo perché se io vi dico ho un bacino di un'area di 10 km quadrati e vi chiedo qual è la lunghezza dell'asta principale del bacino che magari vi serve per fare, venite paracadutati in Amazzonia, non siete senza le vostre mappe digitali. Sapete però che nel punto dove siete stati paracadutati il bacino ha un'area di 5 km quadrati. In realtà questa affermazione non è così campata in aria, nel senso che alcuni vostri colleghi ogni tanto fanno dei lavori in paesi in via di sviluppo, per esempio, dove le informazioni topografiche sono ovviamente precise anche lì. Però si hanno poche indicazioni, e allora bisogna trarre dalle poche indicazioni tutte le informazioni possibili. E vi chiedo qua, supponiamo che un bacino sia grande 5 km quadrati, qual è la lunghezza della sua asta principale? E la prima risposta che vi verrà non è quella corretta, ma provate a darla. Lei mi sembra particolarmente riflessivo. Un chilometro. Non so, beh no, però non dire che no, questo è tirare a caso. Sarà la prima risposta che viene è la radice dell'area. Giusto? Sì, come se fosse un quadrato, cioè un'interpretazione geometrica semplice di cosa sono i bacini, la radice dell'area è una grandezza caratteristica che può essere associata per esempio alla lunghezza della mangiata. Invece no, è un po' più lungo della radice del quadrato. Scala con un esponente che non è il rapporto tra la lunghezza dell'asta principale uguale all'area, non alla 0,5 che vorrebbe dire la radice, ma tipo alla 0,56. Questa legge è stata scoperta ancora in passato, si chiama legge di Hack, questa cosa che è rappresentata. Un po' di autocitazione, io ho fatto un lavoro su questa cosa qua in cui mostravo che appunto questo era relativamente verificato e davo una spiegazione per il fatto che le aste principali sono un po' più lunghe della radice dell'area. C'è un manuale su cui si può rifare il riferimento, che è un po' datato dal punto di vista. I contenuti algoritmici sono gli stessi, quindi se voi lo trovate, questo qua, vedete tutte le cose che sono state fatte. Poi, da questo punto in poi, soprattutto sulla base di dati digitali del terreno molto accurati, quello che si può fare è quello di mettere insieme 2, 3, 4, 5 di questi dati, cioè solo a partire dai dati morfologici sarebbe un esercizio che sarebbe, è divertente fare, ma che nessuno in fin dei conti ha mai fatto in maniera sistematica, nonostante sta mole di dati e nonostante esistano gli strumenti, ma ormai da 20 anni, si possono combinare varie cose, per esempio la distanza dal punto del crinale più elevato, combinarla con la pendenza e sulla base delle conoscenze che abbiamo sui processi geomorfologici capire che tipo di albero intanto se sono in un albero fluviale, se sono in una zona soggetta, vedete, al debris flow, colate detritiche, se sono in una zona in cui avviene deposizione o altre cose di questo tipo. Questo dalla sola analisi della morfologia non è esattamente ottenibile, però certe idee ce le possiamo fare incrociando tutti questi dati, e gli strumenti che voi avrete in mano vi consentiranno di fare questo. Si può anche poi andare in campagna e naturalmente rilevare ulteriori dati. Un elemento interessante che ancora ha qualche letteratura è quello della densità di drenaggio.
la rete, i canali non iniziano tutti, diciamo, nella stessa area contribuente. Per esempio, chi viene dagli Appennini sa che negli Appennini ci sono i calanchi. I calanchi sono tipicamente delle forme erosive che sono in qualche modo, tutti siamo abituati a vederli come superficie molto erosa, ma in realtà potremmo vederli anche come il negativo, come il reticolo che si viene a formare. Il reticolo che si viene a formare lì è molto fitto. Allora si dice che la densità di drenaggio è molto elevata. Evidentemente dipende dalla copertura del suolo e dalla natura anche delle precipitazioni. Come densità di drenaggio si definisce la lunghezza del reticolo idrografico diviso l'area che drena, l'inverso di una lunghezza. E l'inverso della densità di drenaggio in un modello stocastico della formazione dei fiumi è legato alla distanza media che separa un punto dal primo canale vicino. Questo era molto utile in altri tempi, in cui appunto non si avevano i dati digitali del terreno. Quindi la densità di drenaggio rimane comunque nella letteratura un elemento importante, e ovviamente si può calcolare combinando lo scarico della lunghezza del reticolo idrografico, come l'abbiamo calcolato, tutto il reticolo idrografico diviso l'area. In realtà la vera grandezza dal punto di vista idrologico non è la densità di drenaggio, ma è la distanza che separa un punto al di fuori del reticolo dal reticolo. Perché l'acqua che corre al di fuori del reticolo idrografico va, una volta abbiamo detto, se vogliamo buttare lì una cifra, 10 volte più lenta che l'acqua all'interno del reticolo, anche 100 volte in alcuni casi. Ma adesso la distanza, una volta che io ho segnato il reticolo idrografico e una volta che ho un debito sotto mano, posso calcolare la distanza che mi separa direttamente seguendo le vie di drenaggio, e questa è uno degli elementi che consente di fare questa cosa. E via di questo passo, avendo calcolato il reticolo idrografico, ovviamente era implicito in tutto quello che ho detto, risulta anche facile calcolare i versanti, tutto quello che non è il reticolo idrografico è il versante. E i versanti in particolare sono attribuibili ciascuno a un pezzo di canale. Qui vedete i versanti colorati in funzione del pezzo di canale in cui drenano, e ne vedete di vari colori. Non hanno esattamente la forma che ci aspetteremo, e ci sono certamente due tipi di versante. Sono dei versanti di testata, che come quello che vedete lì disegnato in modo idealizzato sempre dai soliti Montgomery e Dietrich, e una parte di versante che è comunque laterale, che drena all'interno del canale. Dal punto di vista morfologico e anche dal punto di vista idrologico, in realtà questi hanno comportamenti differenti. Qui vedete una bella flowchart per capire come calcolare queste cose qua. Un'altra cosa che possiamo combinare, che cos'è? La pendenza con l'area. In ogni punto io posso calcolare la pendenza e posso calcolare l'area conseguente. Se io butto sta montagna di nuvole di punti che posso calcolare su un grafico, per esempio in cui in ascissa ho il logaritmo dell'area, in ordinata ho la pendenza, riesco a distinguere qualche caratteristica? Beh, a vedere questo grafico si direbbe proprio di sì, e in particolare si vedono che ci sono dei punti che non sono tutti i punti. Beh, tutti i punti sono, come dire, molto variabili, ma per ogni valore dell'area è stata calcolata la media della quota per ogni valore di area. Quindi questa è la media di tutti i punti che più o meno hanno la stessa
area all'interno di un intervallo. E come vedete qui ha una pendenza che è meno 0,5. Con un po' di furbizia questa pendenza si può correlare al valore di Orton, che poi fu dovuto a Schumann, sulle pendenze che vi avevo introdotto prima, quella RS che vi avevo introdotto prima, e quindi questo indica per esempio che qui c'è grosso modo un fiume, un canale, un fiume. Qua succede qualcos'altro che bisogna capire che cosa sia. Allora, questa è la tentazione dell'idrologo, no? Dell'idrologo che viene dall'ingegneria, quello di prendere tutti i punti, mettere tutto su un grande grafico, prendere tutti i versanti del mondo, separare. Tecnicamente non è impossibile, però se i tedeschi hanno calcolato il dato digitale del terreno a un metro sulla terra, vuol dire che noi italiani siamo in grado di calcolare tutte le pendenze su tutta la terra, in tutti i punti, per entrare tutti i bacini, no, noi italiani e tutti gli altri. E quindi questa sarebbe la nostra tendenza di ingegneri un po' informatizzati. Naturalmente il geologo, però in particolare i geologi che hanno costruito le curve precedenti, non hanno fatto così, sono andati in campo e quei punti sono misure puntuali che loro hanno fatto. Quindi c'è una procedura nel disegno di questo grafico che non è esattamente ripetibile, che ha a che fare con l'esperienza di coloro che sono andati in campo e ha fatto delle misure solo in certi posti piuttosto che in altri. Altrimenti il grafico sarebbe piuttosto più complicato. Però se noi facciamo una selezione di volta in volta di versanti in cui qui verifichiamo che la litologia è la stessa, la copertura è la stessa, e prendiamo i dati con minimo di raziocinio, certamente possiamo riottenere quelle curve. Da luogo a luogo della terra quelle curve varieranno, perché vi ho detto che la densità di drenaggio per esempio nei calanchi varia rispetto alla densità di drenaggio normale. Un versante normale, non so, è un chilometro quadrato, un versante in un'area calattiva o badlands, come si dice in inglese, è pochi metri quadri. Quindi in realtà la costante di profondità davanti che c'è vedete sull'inizio del test dei canali è variabile, molto variabile all'interno della superficie terra. Però in questo grafico pendenze ad aree con un po' di fantasia si riescono a separare le aree che sono dovute a processi particolari. Per esempio qui ne vengono distinti 5. E dice qua, in particolare, dice SOF, che sta per Saturation Overland Flow, saturazione che avviene dal basso, nel bacino, e non c'è erosione. Qui c'è saturazione che avviene sempre dal basso, e capiremo che cosa vuol dire più in là, però con erosione. In questa parte del grafico ci sono frenamento, è una zona soggetta al frenamento, e in questa parte assolutamente ci sono frane e colate detritiche. Qui invece è una parte stabile del paesaggio dove dominano, si chiamano processi diffusivi, cioè certamente le particelle di suolo si muovono, ma si muovono in maniera incoerente, non un fiume come per esempio può essere una palata detritica. Purtroppo non avremo il tempo di andare a vedere come si tracciano queste linee, però il fatto che qualcuno le abbia tracciate è un indicatore che solo dall'analisi della morfologia, ma del resto vi ho dato altri elementi, è possibile stabilire quali sono i processi dominanti sulla superficie del terreno, con un po' di fantasia, molta conoscenza, indagini in campo. E adesso sarebbe possibile fare estremamente molto di più dall'analisi
per esempio con metodi statistici che sono chiamati machine learning, di che cosa? Dei dati satellitari di cui noi abbiamo ormai a disposizione una quantità molto grande. Tutto questo è un campo aperto. Qualcuno ha fatto qualcosa, ma è il campo aperto dei prossimi 10 anni, se qualcuno ha voglia di lavorarci. E da questo appunto uno sarà in grado di guardare con coscienza un versante e dire: qua sono in atto questi processi erosivi, l'idrologia che avviene qua è di questo tipo, i pericoli sono questi altri. Solo guardando magari con l'occhio del computer, che permette di fare anche alcuni calcoli, ma magari ci mettiamo degli occhiali come quelli che usiamo per i videogiochi, il virtual reality, e facciamo delle cose in augmented reality, per cui non so, fra 10 anni si vedranno questi personaggi con queste cose che andranno in giro, avranno i risultati del computer che vedono questa realtà aumentata, ma rispetto ai processi che esistono sul versante. E qui tengo.